answered that question. I think I answered it, really. The big moment, in many ways, concentrated in like one line that came out of the last day of the last night of shooting. I was basically almost inside, you know, some weird place. But by coming up with that one line to conclude Roy's quest, I was also anchoring myself as an actor in my own, you know, in my own insecure way. And for an audience to carry that, you know, for 30 years with such love, I mean, it cannot really get any better. You know? It cannot get better. Never. It can't get better. This is one moment, and this is 30 years later, and it's still the same moment. It's ridiculous. Dice, è incredibile che dopo 30 anni i sentimenti intorno a questa, a quest'ultima frase, insomma, pronunciata da Roy, abbia ancora questa risonanza. Ma io, dice, è fantastico proprio che ancora continuo a ritrovare questo tipo di gioia nelle persone, nel sentirla, nel vederla. Ovviamente è una frase che ha cambiato tantissime cose, è una frase peraltro che io ho girato l'ultimo giorno e l'ultima serata di riprese, e in qualche modo non solo conclude proprio fisiologicamente il film, ma conclude la ricerca anche di Roy, del personaggio Roy in Blade Runner, ed è anche in qualche modo è stata in qualche modo una proclamazione anche della mia personalità, quindi non potrebbe essere meglio di com'è. And the weird part, okay? The strangest part is that sort of at the same time I was doing this this film, I saw the future, but I didn't know what I was looking at then. But I've seen it. I saw it, and you can only say that when you look back. That's the weird thing. E la cosa davvero particolare che voglio condividere con voi è che io in quel preciso momento ho visto un futuro, anche se non sapevo che cosa stavo guardando. Oggi, a distanza di anni, di tanti anni, posso dirlo, ovviamente qualcosa di cui ti rendi conto soltanto riguardando indietro. Una frase nella frase, scrivendo sulla storia del cinema, un qualcosa di veramente, veramente forte, è vero? It was the last day of 4 months of shooting, basically, and I did have a monologue that I would have to vomit out of my, because it was written, it was a page long of high-tech speak, and I always felt if you have to start, you know, doing opera on the last moments of a film, that sucks, basically. And I sort of agree with Ridley that when the batteries go, they don't go like opera, they go quickly. So I would have to, if there was anything to say, it would have to make sense quickly. Otherwise, because Roy knows his battery's dying already, so, and the whole dance in the last, you know, the naked dance, so to speak, the dance with the dove, and the dance with, is a dance with life, and a dance with joy, and a dance with death. So, in that last night, we couldn't finish, we
got to the point where Roy says, okay, and then we had to stop. And then that night I scratched all the dialogue and I kept two lines that seemed to make sense because they were like related to a few things in the script, and then I was just looking for one line that would kind of, in a tiny nutshell, sort of, you would feel what Roy feels, which of course is impossible, right? Dovete immaginarvi che eravamo alla conclusione, 4 mesi di riprese, lunghissime, impegnative. Avevo questo monologo decisamente più lungo, come correttamente diceva, che andava veramente buttato fuori in qualche modo, però ero anche un personaggio robotico, quindi non potevo permettermi di intrattenere gli spettatori con una chiusura di opera, da opera, quindi lenta, insomma, che avesse un incedere di un certo tipo. Dovevo essere veloce, velocissimo, stavamo a chiudere, dovevo dare l'idea di quest'ultimo valzer che io stavo ballando in quanto Roy, perché stavo per chiudere sia il film, stavo anche per chiudere il personaggio che sa di dover morire. A questo punto ho cercato di andare ad acchiappare letteralmente quelle due frasi che potessero trasmettere i miei sentimenti, cosa che ovviamente a me sembrava pressoché impossibile da fare, però evidentemente insomma, ho fatto una buona scelta. And the one phrase, that one line, was like, it didn't come from me, it came from the poet in me, and there was a poet in Roy, which doesn't make sense, but there was, right, in the program, so. But I came up with the line, and I thought, maybe it's tacky, but okay, well, I hope not. And then for that line, for people to take that line, it becomes like a feather in the fucking, you know, dove's, you know, mouth for 30 years. That's, it's, you know, how do you describe love, or how do you describe the beauty of a diamond, or any kind of jewel? You can't really. And for me, as an actor, to talk about a diamond that really doesn't belong to me, but to really, it doesn't feel bad, but it's still unbelievable. E sempre tornando alla scelta, diciamo che è venuto fuori il poeta che era in me, che era insito in me, e il poeta che era insito nel personaggio, perché comunque, se voi pensate come è possibile descrivere la bellezza di un diamante o di qualcosa che è talmente straordinariamente bello che non ha aggettivi. E quindi la scelta di questa frase è stata veramente, insomma, fortunatamente quella azzeccata.